Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo a vedere insieme la seconda parte del video che è uscita la settimana scorsa. La settimana scorsa, ricapitolando, abbiamo visto come smontare i pannelli posteriori della Mito e i battitacchi. Se non avete visto quel video, vi ricordo di andare a vederlo, vi lascio il link in descrizione e il push qua in alto. Detto questo, ragazzi, non mi dilungo oltre, vi lascio subito partire il video dopo la intro. Innanzitutto voglio dire che questo video è in collaborazione con Extreme Car Audio, vi lascio tutti i link qui in descrizione. Loro mi hanno fornito il kit casse con gli adattatori per la parte posteriore della macchina. Tutto quello che parla di audio lo faccio insieme a loro e ne sono strafelice. Questa volta mi hanno dato un kit della Hertz K165, un kit a due vie, vi lascio il link in descrizione di questo kit. Dentro ho già unboxato, ragazzi, perché volevo montarlo prima da una parte e vedere già tutto, se funzionasse, e funziona tutto, è tutto ok. Questa è la cassa da 165 della Hertz, reggono fino a 300 watt di potenza, sono molto buoni. Inoltre è un kit a due vie, questo è il tweeter, ve lo faccio vedere qui, se mettesse a fuoco, ok, molto fitta veramente bene dentro la Mito, dopo lo vedremo insieme. È già compreso di condensatore per filtrare le frequenze e ho già saldato l'adattatore, in quanto il tweeter in questa maniera è collegato direttamente su sul woofer. Non dovrebbe, mi hanno garantito che non dovrebbe rompersi, e effettivamente l'ho provato dall'altro lato e funziona tutto. Oltre a questo ci sono tutte le viti per l'infissaggio e ovviamente gli adattatori delle casse da 165 della Phonocar. Vi lascio in descrizione tutti il nome dei modelli che potete acquistare sul loro sito. Cominciamo subito a lavorare, ci mettiamo sul nostro banco da lavoro e come potete notare in mano ho il supporto del tweeter che potete trovare dentro i pannelli posteriori. Ho deciso di riutilizzare il supporto così da non dovermi complicare la vita. Come potete vedere con una forbice sto tagliando una parte di supporto così da creare una base e un foro abbastanza largo per far entrare il tweeter all'interno. È un'operazione abbastanza semplice e veloce. Voi potete decidere di fare questa cosa in diversi modi, magari creandovi altri supporti o comunque come ritenete voi la cosa più giusta. Faccio passare il filo dentro al supporto e comincio ad alloggiare il tweeter. Questa è semplicemente una prova, vi consiglio di fermare il tweeter con della colla o con del semplice biadesivo. Ok ragazzi, next step, andiamo a rimuovere la cassa. Qui abbiamo il connettore che è un po' stronzo, quindi ci ficchiamo un bel cacciavite. Ok, ora ci muniamo di trava la nostra chiave. Ah,
Ok ragazzi, siamo a un bel passo avanti, abbiamo collegato la cassa, ho fatto passare il tweeter qui dentro. Come avrete notato dal video, ho passato la clip che tiene il cavo nel fermacavo all'interno, così questo possa entrare e diciamo così, eccolo qua, portare comodamente l'alimentazione. Qui c'è il connettore della cassa, scusate per la ripresa ma farla è veramente complicato. Questo è il connettore della macchina con il connettore, con l'adattatore delle casse. Ci ho fascettato insieme tutti i gavetti, inoltre ho fascettato i due cavi sulla stoffa con delle fascette che ho fatto passare dietro, non i due perché quelle grandi mi sono finite, e niente, così questi sono fermi e non andranno mai a battere contro la lamiera, non creeranno mai alcun fastidio. Bene ragazzi, siamo arrivati alla parte finale del video. Riprendere questo momento per me purtroppo è impossibile, in quanto adesso andrò a fissare il cavo dei tweeter facendogli fare circa questo percorso. Il tweeter contate che andrà qui, quindi il cavetto farò questo passaggio qua, l'ho fatto fare anche dall'altro lato così, poi qui esce fuori, qui mi sembra l'ho fatto girare così, qui esce fuori così da farlo passare sotto questa questa parte della parte in carbonio del retro, passerà qui sotto, lo farò passare qua sopra così sarà bloccato e lo farò scendere lungo l'esterno della cassa, così non dovrebbe pizzicare da nessuna parte. E questo va fatto mentre il pannello è vicino al suo alloggio, quindi riprendere questa cosa da solo è impossibile. Cercherò di farvi vedere dopo. Ok, lo spazio è veramente sempre più risicato. Vi faccio vedere cosa ho fatto. Questa è l'uscita del tweeter. Ho diciamo con il nastro americano, che so che non si scollerà mai più da qui, ho fittato il cavo lungo questa scalanatura che non toccherebbe, teoricamente qua non dovrebbe toccare nulla qui dentro. Comunque io ho fatto passare il cavetto all'interno di questo spazietto, ho fatto passare qua sotto, adesso questo lo farò passare qui in questa maniera e il cavo mano a mano che accosto il pannello lo fisserò mettendolo qua sotto. Ok ragazzi, siamo giunti quindi alla fine del video. In questo momento vedrete una clip che è passata precedentemente sul video scorso riguardo i pannelli posteriori, perché non si tratta nient'altro di rimettere il pannello al suo posto facendo attenzione un po' a tutto. Quello che vi posso consigliare è che prima di rimontare il pannello magari fate un test audio. Io ovviamente l'ho fatto, non l'ho messo nel video perché se no il copyright mi uccide. Comunque funzionava tutto, se no non avrei nemmeno rimontato il pannello. E quindi detto questo ragazzi, il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto utile. In descrizione, come dicevo all'inizio, trovate il link a tutti i prodotti che ho utilizzato e il link ovviamente alle casse e a tutto il materiale che ho montato. Detto questo ragazzi, io vi lascio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguirmi su Instagram. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.